Cari fratelli, l'Istra e il Miraj sono due parti di un viaggio miracoloso che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fatto in una sola notte da Mecca a Gerusalemme e poi con l'ascensione al cielo. Isra è una parola araba ed è il miracoloso viaggio notturno del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dalla Mecca a Gerusalemme, e in particolare sul sito della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Come riferito in Sura al-Isra, su Sura al-Isra, questo viaggio è stato seguito dal Miraj, la ascensione del profeta al cielo. Secondo alcuni studiosi del Hadith, si crede che questo viaggio abbia avuto luogo poco più di un anno prima che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sia migrato dalla Mecca a Medina, cioè il 27 di Rajab. I musulmani celebrano questa notte offrendo preghiere supererogatorie e nelle città vengono illuminate. Nel capitolo 17 all'Isra nel Corano si riferisce di questo viaggio. Bismillahirrahmanirrahim. Gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla santa moschea alla moschea remota, di cui benedicemmo i dintorni, per mostrargli qualcuno dei nostri segni. Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva. Il Corano cita solo qui che il profeta sallallahu alaihi wasallam è stato preso dalla Kaaba alla moschea di Gerusalemme e specifica che lo scopo del viaggio era tale che Dio possa mostrargli alcuni dei suoi segni. Oltre a questo, il Corano non si preoccupa di fornire altri dettagli. Tuttavia, secondo i rapporti del Hadith, l'angelo Gabriele, alayhi salam, ha preso il profeta di notte dalla Kaaba alla moschea di Gerusalemme su un burat, che è un animale celestiale, un destriero celeste su cui il profeta ha guidato durante il suo viaggio notturno dalla Mecca a Gerusalemme e poi su al cielo. Al raggiungimento di Gerusalemme, il profeta, insieme ad altri profeti, ha fatto la preghiera. Gabriele poi lo ha portato verso il cielo e il profeta, sallallahu alaihi wasallam, ha incontrato alcuni grandi profeti nelle diverse sfere dei cieli. Infine, ha raggiunto il punto più alto del cielo ed ha ricevuto la grazia dell'esperienza con la presenza divina. In quell'occasione il profeta sallallahu alaihi wasallam ricevette una serie di direttive, tra cui quelle delle 5 preghiere obbligatorie al giorno. In seguito il profeta tornò dal cielo a Gerusalemme e da lì alla Sacra Moschea di Mecca. Numerosi rapporti sul tema rivelano che gli è stato permesso al profeta anche in questa occasione di osservare in paradiso e l'inferno. Si può ricordare che secondo i rapporti autentici, quando il profeta narra degli episodi di questo straordinario viaggio, il giorno successivo alla Mecca, quando lui lo narra, i miscredenti trovano questa narrazione assolutamente divertente, ridono di ciò. Infatti anche alcuni fedeli, la loro fede era stata scossa per quanto era straordinario questo evento. Ma qual è la natura di questo viaggio? È successo quando il profeta dormiva o quando era sveglio? Ha fatto intraprendere un viaggio in senso fisico o ha avuto una visione spirituale pur rimanendo al suo posto? Queste domande sono state risolte dal Corano stesso. La dichiarazione di apertura: gloria a colui che ha portato il suo servo di notte dalla santa moschea alla moschea più remota, indica che si trattava di un evento straordinario che ha avuto luogo grazie solo alla potenza infinita di Allah subhanahu wa ta'ala. Ovviamente, se fosse stato visto attraverso un sogno
o per mezzo di un'intuizione, non è così miracoloso e non dovrebbe essere preceduto dalla dichiarazione gloria a colui che ha portato il suo servitore di notte. Una dichiarazione che equivale a proclamare che Dio è libero da ogni imperfezione e difetto. Tale dichiarazione non avrebbe alcun senso se lo scopo era semplicemente di affermare che Dio aveva il potere di consentire all'uomo di disporre di visioni durante il corso del sogno o di avere informazioni tramite l'intuito. Esso è stato un viaggio reale e l'osservazione in questione era un'osservazione visiva. Dio ha voluto che queste verità fossero rivelate al profeta in questo modo. Quando si afferma chiaramente che è Dio che ha fatto qualcosa con la sua potenza, ogni dubbio sulla possibilità che questi esseri di che questi atti possano essere avvenuti appartiene solo a coloro che non credono che Dio è onnipotente. Ma prendiamo in considerazione due obiezioni che rifiutano gli addii. In primo luogo, si sostiene che il contenuto delle tradizioni relative all'ascensione implica che Dio è confinato in un luogo particolare. Non fosse stato il caso, si sostiene che non ci sarebbe stato alcun bisogno di trasportare il profeta in modo per lui di testimoniare, di sperimentare la presenza di Dio. In secondo luogo, è lecito chiedersi se il profeta fu in grado di osservare il paradiso e l'inferno e di vedere persone che vengono punite per i loro peccati, anche se non era ancora stato giudicato da Dio. Com'è possibile che persone sono state sottoposte alla punizione ancor prima della venuta di quel giorno in cui saranno giudicati? Come ho potuto vedere puniti quando non sono ancora stati giudicati per la loro punizione? Entrambe queste obiezioni, però, hanno poca sostanza. La prima obiezione è quella che viene respinta sulla base del fatto che, sebbene il creatore è infinito e trascende tempo e luogo, ma nel trattare con le sue creature egli deve ricorrere ai mezzi che sono finiti e circoscritti dai limiti spazio-temporali. Noi uomini conosciamo questo, limiti spazio-temporali. Questo è a causa delle limitazioni intrinseche dell'uomo. Quindi, quando Dio parla alle sue creature, egli impiega per necessità gli stessi mezzi di comunicazione che può essere comprensibile a quest'ultimo, all'uomo, anche se le sue parole trascendono i mezzi impiegati nel discorso. Quando Dio vuole mostrare a qualcuno i segni del suo vasto regno, egli lo porta in certi luoghi e gli permette di osservare tutto ciò che è tenuto a rispettare, perché è al di là del potere dell'uomo di vedere l'universo come solo Dio può vedere. È al di là del nostro potere. Anche se Dio non ha bisogno di visitare un certo luogo per osservare qualcosa che esiste lì, l'uomo ha bisogno di farlo. Lo stesso vale per avere un incontro diretto con il Creatore. Anche se Dio non è confinato in un luogo particolare, l'uomo ha bisogno di sperimentare la sua presenza in un luogo definito dove il suo essere potrà essere focalizzato. Dobbiamo poter guardare da una parte, perché è al di là del potere dell'uomo di incontrare Dio nella sua immensità illimitata. È al di là del nostro potere. Consideriamo ora la seconda obiezione. Anche questo è fallace. Per il semplice motivo che gli oggetti mostrati al profeta rappresentano in forma simbolica alcune verità. Per esempio, quando è stato allegoricamente rappresentato da un bue grasso che non riusciva a ritornare attraverso il suo piccolo foro attraverso il quale era venuto. Oppure l'allegoria di un altro tipo relativa a coloro che indulgono nella fornicazione, che preferiscono mangiare carne marcia quando la carne pulita e fresca è a loro disposizione.
Lo stesso vale per le pene a cui saranno sottoposti i peccatori nella prossima vita. Sono le rappresentazioni anticipate delle sofferenze a cui saranno sottoposti nella vita a venire. Il punto principale che deve essere apprezzato per quanto riguarda l'ascensione è che appartiene a un'esperienza attraverso il quale è abilitato di osservare ogni profeta. Ogni profeta può osservare questo. In consonanza con la sua posizione di missione. La mia posizione di profeta posso osservare questo. Sono aspetti del dominio di Dio dei cieli e sulla terra. Una volta che le barriere materiali alla visione normale degli esseri umani vengono rimossi, le barriere naturali vengono rimosse, diventa possibile vedere fisicamente le realtà che sono necessarie ai profeti per chiamare agli altri di chiedere di credere nell'invisibile. I profeti devono vedere per poter chiamare gli altri a credere nell'invisibile. Questo viene fatto al fine di distinguere i profeti dai solo filosofi, i filosofi speculativi. Per quanto un filosofo sostiene, si basa sulla sua ragione speculativa. E quindi sono sostanzialmente congetturali, sono solo congetture. Ciò che invece i profeti dicono è in base alla loro conoscenza diretta e osservazione. Essi possono testimoniare di fronte agli altri con piena convinzione che qualunque cosa rivelata loro è la verità ed essi l'hanno percepita direttamente. Chiediamo all'Allah Subhanahu wa Ta'ala che ci faccia essere di quelli che seguono, sentono e mettono in pratica.